Chi è incline a venerare gli altri può allora cadere in uno stato di assoluta dipendenza, fino a perdere ogni propria volontà o pensiero. Invece della conoscenza superiore, la sorte gli riserva la più compassionevole vacuità e debolezza. Oppure, sempre nel caso di una vita in cui predomini il sentimento, una natura tendente alla pietà e all'elevazione religiosa, può cadere in una mania religiosa che la travolge. Da L'iniziazione di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.